Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teldarion e questo è il video dove andiamo un po' a fare approfondimento tattico, andiamo un po' a studiare, a vedere come giocherà il Napoli di Antonio Conte. Ovviamente non faccio l'indovino in questo video, cioè andiamo praticamente a studiare qual è stato il gioco di Conte nel passato, più precisamente al Tottenham, perché ho voluto prendere il Tottenham perché era temporalmente quello più vicino. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, è totalmente gratuita e aiutate questo canale a crescere e attivate poi la campanella. Detto questo, partiamo subito. Allora, direi di partire da un attimo gli aspetti, diciamo, economici barra staff. Le cifre bene o male le sappiamo. 6 milioni e mezzo di euro netti a stagione, che sarebbero praticamente più di 12 milioni lordi, ragazzi, una cifra altissima per gli standard del Napoli, però è proporzionata comunque alla disponibilità economica che ha il Napoli oggi. Lo stipendio poi però è destinato a lievitare potenzialmente fino a 10 milioni di euro netti in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, quindi bonus legati quasi sicuramente alla qualificazione in Champions League e alla vittoria dello Scudetto, e secondo me anche alla Coppa Italia. Dal punto di vista economico siamo di fronte sicuramente a uno stipendio molto molto alto, ed è praticamente il più alto che il Napoli di De Laurentiis abbia mai visto nella sua storia, e questo secondo me è anche un mezzo indizio sul fatto che non vedremo un esonero di Conte se dovesse accadere, perché appunto è uno stipendio molto elevato. Ricordiamo che il Napoli sta ancora pagando Garcia. Per quanto riguarda lo staff, uomini di fiducia per Conte, a partire dal team manager Lele Oriali, e ci abbiamo dedicato più di un video a Oriali. Il vice sarà Stellini. Per quanto riguarda i preparatori atletici saranno due, Costantino Coratti e Stefano Bruno, che lo hanno seguito nella sua ultima avventura a Londra. Attenzione a Sinatti, perché non è ancora confermata la sua presenza, ma dovrebbe esserci, e io spero che ci sia, perché Sinatti lo abbiamo visto quest'anno, e specialmente l'anno dello Scudetto, l'importanza che ha avuto. E poi Alejandro Rosalén, che questo è il preparatore dei portieri, che si trova a Napoli da abbastanza e quindi verrà confermato. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'aspetto stipendio e staff. Cominciamo adesso a fare un approfondimento. Ecco, siamo sul profilo di Conte su Transfermarkt e possiamo già vedere delle cose interessanti. Allora, innanzitutto, uomo del sud, Lecce, classe 1969, modulo più utilizzato negli ultimi due anni, il 3-4-3. Andiamo alla voce rendimento e poi campionati nazionali, quindi andiamo a vedere quali sono stati il rendimento di Conte per quanto riguarda i campionati. Io direi che Arezzo, Bari, Atalanta e Siena possiamo anche tranquillamente andare oltre. Andiamo alla Juventus. Voglio soffermarmi un po' sulle medie punti che vedete qui. Allora, il primo anno alla Juve una media punti di 2,21 con 84 punti, che gli permettono di vincere il primo anno lo Scudetto. Prende in eredità la Juventus del settimo posto e al primo anno la porta subito a vincere lo Scudetto, cosa che poi viene confermata l'anno dopo. Si rivince di nuovo lo Scudetto con una media punti di 2,26. Non so perché onestamente qua ci sono 52 punti, probabilmente è un errore. Comunque migliora leggermente la media punti rispetto allo scorso anno. Al terzo e ultimo anno di Juventus, di nuovo primo posto, e la media punti sale tremendamente, 2,68, e questo è l'anno del record di punti in Serie A, 102. Quindi la parentesi Juve dal punto di vista della media punti è stata un crescendo. Va poi al Chelsea nella stagione 16-17, nel mentre c'è stata la parentesi nazionale. Anche qui prende una squadra comunque da metà classifica e la porta a vincere al primo anno il campionato con una media punti di 2,45, 93 punti totali. L'anno dopo non fa così bene, chiude il campionato al quinto posto con una media punti che scende a 1,84, 23 punti in meno rispetto allo scorso anno, chiude con 70.
Poi stagione 19-20 si va all'Inter, il primo anno arriva secondo con una media punti di 2.16, 82 punti conquistati. L'anno successivo vince il campionato con 2.39 di media e punti totali 91. L'anno dopo va al Tottenham che era nella zona di destra della classifica, lui lo prende a stagione in corso e la porta al quarto posto, quindi in Champions League, con una media di 2, punti totali 56. L'anno successivo è l'anno dell'esonero, lascia il Tottenham al quinto posto con 28 partite giocate e 49 punti conquistati, una media di 1.75. Quindi ragazzi, come potete ben vedere, tolti comunque due casi, Conte ha sempre raggiunto come minimo una media di 2 punti a partita, facendo un calcolo molto veloce, 38 per 2, 76. Quindi già questo potrebbe, diciamo, farci stare tranquilli per quanto riguarda una lotta per la Champions League, perché con 76 punti diciamo che tu il quarto posto lo dovresti prendere senza troppi problemi. Questo, ragazzi, è un calcolo matematico che si basa sul nulla. Stiamo facendo così per parlare, però non è che questa media allora sul campo viene confermato e arriviamo l'anno prossimo quarti. È per dire comunque che la media dei punti nella sua carriera ci dice questo. A livello di coppe nazionali, la situazione è questa qui. Primo anno al Tottenham arriva in semifinale di FL Cup, che sarebbe la seconda coppa, diciamo, per importanza nazionale in Inghilterra, mentre nell'FA Cup, quella principale, esce al quinto turno, quindi esce abbastanza presto. Nell'ultima stagione, quella dell'esonero, col Tottenham, terzo turno di EFL Cup e conferma il quinto turno. Quindi diciamo che al Tottenham la situazione coppe nazionale è stata molto molto negativa. Per quanto riguarda invece il Chelsea, nella stagione 16-17, quarto turno di Coppa di Lega, nella FA Cup arriva in finale. Quindi ragazzi, nell'anno in cui il Chelsea vince il campionato con Conte, contemporaneamente arriva anche in finale dell'FA Cup, quindi ha sfiorato il double Conte quell'anno. Nella stagione 17-18, quella dove chiude quinto in campionato, vince l'FA Cup e Coppa di Lega arriva in semifinale, quindi qui il percorso per quanto riguarda le coppe nazionali è stato molto positivo. Nelle due stagioni con l'Inter raggiunge le semifinali di Coppa Italia e se non sbaglio quella 19-20 dovrebbe essere quella dove noi vincemmo con Gattuso la Coppa Italia, quindi è quella semifinale dove noi vincemmo 1-0 con gol di Fabian Ruiz. L'anno dopo, quindi l'anno dello scudetto, semifinale. Quindi come potete vedere, quando ha vinto il campionato ha fatto bene anche il percorso in Coppa. Juventus, il primo anno vince il campionato e arriva in finale di Coppa Italia, ma perde. Secondo anno vince il campionato, ma arriva in semifinale di Coppa Italia. L'anno successivo, il terzo, vince il campionato, vince la Supercoppa italiana, che vedete qui sotto, e arriva ai quarti di Coppa Italia. Quindi, andando un po' a fare un riassunto, per quanto riguarda le coppe nazionali, Conte, tolta la parentesi Tottenham, ha fatto comunque risultati importanti, specialmente col Chelsea e con la Juventus. Comunque, non siamo in quel caso, diciamo, tra virgolette, del usciamo dalle coppe e concentriamoci sul campionato. Ha sempre portato avanti le competizioni in contemporanea e alcune le ha vinte, altre invece si è fermato magari in semifinale o ha perso la finale. Andiamo adesso a vedere, ragazzi, il rendimento nelle coppe europee, perché questo è importante. Non ci interessa quest'anno, però secondo me è importante parlarne. Beh, lasciate stare Transfermarkt che si è un po' rincoglionito. Allora, cominciamo dalla Juventus. Il primo anno, la stagione 12-13, gioca la Champions League arrivando ai quarti, quindi percorso importante. Nella stagione successiva gioca di nuovo la Champions League, ma arriva terza nel girone e quindi va in Europa League. E quello, ragazzi, è l'anno dove la finale si giocava a Torino. In 2 anni di Juventus fa un quarto di Champions League e una semifinale di Europa League. Tutto sommato possiamo dire che è stato un percorso positivo. Il primo anno all'Inter gioca la Champions League, ma arriva terza nel girone e quindi retrocessa in Europa League. E quella, ragazzi, è l'Europa League dove arriva in finale e perde contro il Siviglia. L'anno dopo, male, molto male, perché esce proprio dal girone, arriva ultima e se ricordo bene, quello era il girone dove c'erano lo Shakhtar e il Borussia Mönchengladbach, quindi quell'anno
disastro, ecco, in ambito europeo. E al Tottenham invece gioca due competizioni. La prima, il primo anno gioca la Conference League e esce proprio dal girone, e ricordo bene quella Conference perché perse contro il Mura, che era un club sloveno, e quindi anche lì molto molto male. L'anno dopo gioca la Champions League e arriva comunque agli ottavi, e se non sbaglio esce proprio contro la Juve. Bene il secondo anno, il primo anno male, quindi andando a fare un riassunto anche qui, ha fatto sicuramente bene contro la Juventus perché ha fatto una semifinale in Europa League e ha fatto un quarto di Champions League. All'Inter bene il primo anno con la finale di Europa League che perde, secondo anno malissimo, e col Tottenham male il primo anno, il secondo fa un ottavo di Champions comunque sempre col Tottenham. E quindi detto questo ragazzi, passiamo adesso a fare una analisi tattica. Ci tengo però a dire una cosa molto importante ragazzi: io non sono un tattico, io non sono un match analyst, non sono un allenatore, non ho nessun tipo di patentino. Quello che sto per fare è un'analisi tattica fatta da appassionato, da osservatore di calcio, osservatore non scout, proprio che mi guardo le partite. Se magari non sarò così preciso, così tecnico, sapete il perché. Allora ragazzi, il Tottenham di Conte giocava con il 3-4-2-1, quindi con due trequartisti dietro una punta. Cominciamo dalla fase di possesso. Voi sapete bene che la fase di possesso è divisa a sua volta in tre fasi: costruzione, sviluppo e rifinitura. Prima di parlare della fase di costruzione, vi dico un attimo chi erano i protagonisti di questo Tottenham. Allora, portiere Lloris, lo conoscete tutti quanti, non c'è bisogno che vi spieghi. Braccetto di sinistra avevamo Davis. Se guardo in basso ragazzi è perché mi sono segnato gli appunti. Braccetto di sinistra abbiamo Davis, e diciamo che tra i tre era il difensore quello un po' più tecnico, quello un po' più bravo a impostare. Al centro avevamo Dier, quello che adesso si trova al Bayern Monaco. Era tra i tre probabilmente quello più lento, però sappiamo, diciamo, il difensore centrale in una difesa a tre è quello che ha uno spazio, diciamo, di competenza più ristretto, e quindi ci può anche stare che lì ci mette un difensore un po' più lento. Comunque, lentezza però molto intelligente dal punto di vista del posizionamento. Invece per quanto riguarda il braccetto di destra c'era Romero, Cristian Romero, l'argentino che stava all'Atalanta, vi ricordate sicuramente, quello più bravo nell'uno contro uno, quello più fisico, quello diciamo più difensore puro. I due esterni di centrocampo erano a destra Matt Doherty, che era quello un po' più di copertura, mentre a sinistra c'era Reguilón, un esterno un po' più di spinta e quello anche un po' più tecnico. La caratteristica fondamentale però dei due terzini è la resistenza, cioè nel 3-4-2-1 gli esterni di centrocampo devono fare la fascia avanti e indietro in continuazione per tutta la partita, e non è un caso che le sostituzioni più frequenti che fa Conte sono sugli esterni, perché appunto lì c'è bisogno di freschezza, c'è bisogno di essere molto prestanti sia in avanti che in indietro, e quindi c'è bisogno anche di avere delle riserve importanti sulle due corsie laterali, perché sono i due ruoli che sono più soggetti a sostituzioni. A centrocampo invece due mediani, i due mediani di centrocampo devono avere caratteristiche principalmente difensive. I due trequartisti dietro la punta erano Son e Kulusevski. In genere i trequartisti sono i giocatori quelli più tecnicamente qualitativi nelle squadre di Conte, e diciamo che in generale i trequartisti di Conte devono essere giocatori veloci, dotati di tecnica importante, che sanno un po' svariare su tutta la tre quarti e che sono anche capaci di vincere gli uno contro uno con i difensori. Per quanto riguarda il centravanti, Harry Kane, il centravanti di Conte è un centravanti che sicuramente deve avere delle ottime doti fisiche, e deve essere anche bravo a dialogare, a giocare spalle alla porta, a creare quelle linee di passaggio, e anche deve essere bravo a creare gli spazi per far modo che i due trequartisti si inseriscano. Ecco, quindi il centravanti di Conte è un centravanti comunque che deve fare un gioco particolare. Detto questo ragazzi, cominciamo e iniziamo dalla fase di possesso. Prima parte, la fase di costruzione, quindi il portiere ha la palla. Cosa succede? I due braccetti si allargano per dare l'ampiezza, e uno dei due
dei mediani si abbassa per appunto avere una linea di passaggio in più per il portiere. Ora, idealmente nel Napoli quello che si potrebbe abbassare è Lobotka. Il Tottenham di Conte impostava 3 più 1. E poi il centrale, diciamo che era quello che un po' più svariava per dare sempre un'alternativa extra di passaggio al portiere. In fase di costruzione, il Tottenham cercava di invogliare l'avversario a pressare alto, quindi invitava gli avversari a fare questo pressing alto e il Tottenham, tramite una fitta rete di passaggi, cercava di eludere questo pressing e quindi poi passare alla fase di sviluppo. Che cosa succede? Nella fase di sviluppo, praticamente l'obiettivo principale è arrivare ai due trequartisti, quindi tradotto verticalizzazioni immediate. Quindi magari, che ne so, il pallone arriva al mediano che si era abbassato, abbiamo qui l'altro mediano. L'obiettivo era verticalizzare immediatamente per i due trequartisti. Se questa cosa non è possibile, quindi se la verticalizzazione non è possibile, diciamo il piano B qual è? Giocare in ampiezza, quindi andare sui laterali e poi successivamente il laterale la passava al trequartista, diciamo, che si trova su quella fascia. Poi diciamo, ragazzi, che la lateralità, quindi il cercare il gioco sulle fasce, era anche un modo per allargare la difesa avversaria. I due esterni di centrocampo, insieme ai due trequartisti, si alzano sulla linea dell'attaccante e quindi praticamente si va a creare questo 3-2-5. In fase di rifinitura, oltre ai 5, diciamo, attaccanti, c'è anche uno dei due mediani che va, diciamo, a supporto dell'azione. Idealmente questo potrebbe essere magari Anguissa. La prima soluzione che il Tottenham utilizzava era quello di giocare in profondità per l'attaccante centrale, quindi per Kane. L'alternativa è passare la palla a uno dei due laterali e in contemporanea l'attaccante fa il movimento nel mezzo spazio e quindi poi il terzino segue questo taglio che fa il trequartista e va a fare questo passaggio. Oppure succede l'inverso, quindi palla al trequartista, l'esterno di centrocampo attacca sulla fascia e poi quindi magari il trequartista segue la sovrapposizione del terzino, gli passa la palla, quindi magari arriviamo qua per esempio, il terzino ha completato la sovrapposizione e poi c'è un cross oppure lo scarico all'indietro per magari quel mediano che si era staccato da dietro e si era inserito e quindi può andare anche al tiro da fuori. Queste sono, diciamo, le soluzioni che adotta il Tottenham in fase, diciamo, di finalizzazione. Passiamo adesso alla fase di non possesso. Allora, che succede? Quando il Tottenham perde il pallone, succede questo: i due trequartisti si alzano sulla linea del centravanti e quindi si va a creare una sorta di 3-4-3 e questa linea dei tre attaccanti è la prima linea di pressing, crea, diciamo, densità al centro e permette agli avversari di attaccare solo le linee laterali. Facciamo una cosa del genere. Allora, facciamo, ne so, difesa a 4, diciamo, ci gioco contro una difesa a 4. I tre attaccanti vanno a pressare i due, diciamo, giocatori centrali e quindi lasciano come unici sbocchi quelli laterali e quindi il portiere è obbligato a passarla sulle corsie laterali. Una volta che il pallone arriva, che ne so, al laterale di destra, inizia la fase di pressing, quindi il trequartista di quella zona di competenza va a pressare e insieme a lui va anche l'esterno di centrocampo. Ad accompagnare c'è anche il mediano, quindi diciamo che c'è un pressing organizzato di quella zona, diciamo, di competenza della squadra. Nel caso in cui questa prima linea di pressing venisse, diciamo, superata, allora abbiamo questa situazione, cioè c'è il ripiegamento, tutti i 10 giocatori vanno dietro la linea del pallone, i due esterni di centrocampo si abbassano sulla linea dei difensori centrali, i due trequartisti diventano, diciamo, degli esterni di centrocampo e quindi si va a creare praticamente il 5-4-1 ed è un 5-4-1, ragazzi, molto compatto e che non concede la profondità agli avversari. Quando l'avversario attacca per vie laterali, escono allo scoperto, diciamo, l'esterno sinistro, cioè il trequartista di sinistra, e il mediano di sinistra. Stessa cosa al contrario nella fascia destra.
Se invece la palla viene passata all'esterno alto avversario, quelli che escono sono i due quinti di centrocampo. Durante la fase di non possesso, il Tottenham di Conte fa molta densità al centro, diciamo concede spazio sulle linee laterali, proprio perché poi sulle linee laterali c'è il raddoppio col terzino e l'esterno di centrocampo. Per quanto riguarda invece la linea difensiva, abbiamo detto prima, i due quinti di centrocampo si abbassano, quindi si fa creare questa difesa a 5. In certe situazioni si fa creare anche una sorta di difesa a 6 e adesso ve lo faccio vedere. Allora, mettiamo caso che l'avversario sta attaccando sul lato sinistro. Il 6 è l'esterno d'attacco avversario. Che succede? L'esterno d'attacco avversario va a fare praticamente il movimento classico, no? L'esterno d'attacco avversario viene, diciamo, seguito dal trequartista di sinistra, ok? Quindi facciamo caso Son, ok? Son segue l'esterno d'attacco per impedire comunque di rendere pericoloso questo taglio e facendo questo movimento si va a creare qui la difesa a 6. Nella fase di non possesso i due trequartisti devono aiutare e devono seguire i tagli degli attaccanti esterni avversari. Chiudiamo parlando della fase di transizione. Transizione offensiva, quindi sei in fase di non possesso ma recuperi il pallone. Che succede? Praticamente la squadra cerca di attaccare in avanti il più velocemente possibile, sfruttando anche il fatto che la difesa magari avversaria non è ben posizionata. Si cerca immediatamente la verticalizzazione per i due trequartisti che, essendo anche, diciamo, due trequartisti veloci, possono essere pericolosi in contropiede. Per quanto riguarda invece la fase di transizione negativa, quindi se in fase di possesso ma l'avversario recupera il pallone, i giocatori più vicini al giocatore che ti ha rubato il pallone vanno a fare inizialmente una fase di pressing molto aggressiva, nel mentre gli altri si vanno a posizionare nelle loro posizioni difensive, quindi si fa creare il 5-4-1 che abbiamo detto prima. E quando una volta questo pressing iniziale viene, diciamo, superato, i due giocatori poi tornano all'indietro, diciamo, a coprire le rispettive posizioni difensive. Quindi ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda l'analisi tattica. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Detto questo, andiamo all'ultima parte del video, che è questo qui, ovvero quali sono i giocatori che verranno utilizzati nel Napoli, cioè chi è sicuro di restare, chi andrà via, chi non andrà via. Partiamo dal modulo. Allora, che Conte possa venire e fare la difesa 4 nessuno lo può negare, cioè nella famosa intervista dove Stellini disse che Conte si era aggiornato, tra gli aggiornamenti tattici può essere pure che lui è tornato alla difesa 4 e ha imparato a utilizzarlo, questo non lo sappiamo, però diamo per scontato che si vada con la difesa 3. Secondo me il modulo più funzionale alla rosa attuale del Napoli è il 3-4-2-1, lo stesso che ha usato il Tottenham. A porta c'è da capire, perché pare che Meret sia un giocatore a cui Conte piace. Diciamo che sia Meret che Caprile sono secondo me oggi in dubbio. Caprile perché l'ho messo in giallo? Perché secondo me prenderlo dall'Empoli e metterlo subito titolare potrebbe rivelarsi un rischio. Poi se Conte ci crede e ci vede lui il portiere titolare va benissimo. Contini è terzo, serve anche per le liste, quindi credo che resterà. La difesa è quella da sistemare di più, perché secondo me l'unico giocatore certo di fare il titolare è Rachmani, braccetto di destra. Abbiamo poi Østigard che secondo me verrà ceduto, già l'anno scorso voleva partire e penso che quest'anno verrà ceduto. A sinistra dobbiamo un po' vedere, Juan Jesus l'ho messo in verde esclusivamente perché secondo me non ha mercato, e poi lui con Mazzarri, braccetto sinistro, fece bene. Nathan non lo so onestamente, penso che sia uno di quei nomi che Conte valuterà durante il ritiro di Di Maro, potrebbe fare tranquillamente il braccetto di sinistra che era il ruolo che faceva il Bragantino in Brasile. A oggi le certezze secondo me sono Rachmani come titolare, Juan Jesus come riserva, Nathan vediamo, comunque devi prendere sicuramente un difensore centrale titolare, forse due se Nathan non lo consideri non pronto, e poi dovresti prendere un altro centrale di riserva, perché tu prendendo due titolari e mandando, diciamo, in prestito per esempio Nathan avresti quattro centrali
È vero che fai soltanto il campionato, ma per restare tranquilli io ne prenderei almeno 5, quindi un altro ne va preso. Per quanto riguarda il centrocampo, sulle fasce, Mazzocchi per me è un giocatore ideale per Conte, è anche versatile, potrebbe giocare a destra e a sinistra. Di Lorenzo dobbiamo vedere. Io al momento l'ho messo in rosso perché lui vuole andare via. Magari Conte lo convince a restare, però a oggi è da considerare cedibile e quindi va preso un giocatore lì sulla destra. Ricordatevi quello che vi ho detto prima riguardo i terzini, cioè devono essere questi due ruoli coperti bene, perché durante la partita dei cambi sulle fasce saranno fatti sicuramente, perché quello è un ruolo che deve essere molto fresco, molto prestante fisicamente. Quindi va preso un titolare e va preso anche una riserva in grado di sostituire la partita in corso. Mazzocchi per me può fare il sostituto a partita in corso. Dall'altra parte, Olivera secondo me è ottimo per Conte. Mario Rui secondo me non è proprio adatto al calcio di Conte, perché Mario Rui fisicamente non è prestante, poi si rompe spesso, quindi per me è cedibile. Occhio a Zerbin. Secondo me Zerbin potrebbe essere magari il quinto a livello numerico. Zerbino comunque è uno che è un jolly, ti può fare la fascia destra, ti può fare la fascia sinistra, potrebbe giocare anche nei due dietro la punta. Quindi io uno Zerbino come ultima ruota del carro, come jolly, me lo terrei sinceramente. Poi lui è fresco fisicamente, quindi la può fare la fascia avanti e indietro. Mediani, giocatori prettamente difensivi. Bene Lobotka, bene Kajust, bene Anguissa e secondo me bene anche Folorusso. Secondo me la mediana è il reparto che sta messo meglio oggi. Folorunsho nei due di centrocampo secondo me ci può stare. È vero che nel Tottenham ha giocato nei due trequartisti, ha giocato più avanzato, però secondo me Folorunsho ha quelle caratteristiche che possono combaciare con un mediano un po' più difensivo come può essere un Lobotka o un Kajust. Ok, quindi io ce lo metto nei due di centrocampo e secondo me è un nome su cui Conte ci punta tantissimo. Lobotka in passato ha giocato nella mediana 2, al Celta Vigo giocava nella mediana 2. Anguissa potrebbe essere quel giocatore che sotto Conte può letteralmente essere resuscitato e diventare un giocatore molto molto importante. Anguissa può essere quel mediano che abbiamo visto prima, che in fase offensiva si stacca per dare manforte in attacco. Trequartisti, allora, Kvara io lo metto in verde perché per me resta 100%. Hai poi Lindstrom e Gaetano. Allora, Lindstrom si sta parlando di un prestito. Per me, però, in questo schieramento giocherebbe in una porzione di campo che è più affine alle sue caratteristiche. Gaetano, ce l'ha detto anche Giuffredi qualche giorno fa, cioè bisogna vedere. Penso verrà valutato a Di Paro. Ricordiamoci che Gaetano è un prodotto del vivaio, quindi per le liste è importante. Dall'altra parte, Politano. Voci della Roma, si sta parlando di Chiesa. Chiesa a destra, lui che è destro, non mi piace tantissimo perché, come abbiamo visto, i due trequartisti sono quelli che poi vanno a finalizzare. Quindi, secondo me, là serve un mancino. Poi abbiamo Raspadori, che secondo me in questo schieramento e con Conte potrebbe fare molto bene. Non è questo fulmine di guerra a livello di velocità, che abbiamo visto che comunque è una caratteristica che deve esserci, diciamo, almeno in uno dei due trequartisti. Però è tecnico, potrebbe essere anche una sorta di collante tra attacco e centrocampo, potrebbe essere una soluzione anche un po' più equilibrata. E poi abbiamo Ngonge, che comunque a livello di caratteristiche secondo me è compatibile col gioco di Conte. Per quanto riguarda le punte, ragazzi, qui c'è da fare parecchio perché il titolare andrà via e andrà via probabilmente anche la riserva, perché Simeone si è anche stancato giustamente di giocare così poco. Abbiamo visto che giocatore deve essere il centravanti, un giocatore forte fisicamente che sa sia attaccare la profondità che giocare di raccordo, spalle alla porta. Deve essere uno bravo comunque nel creare gli spazi e aprire appunto i varchi per i trequartisti. Deve essere uno bravo di testa, deve essere uno bravo a riempire l'area, quindi c'è bisogno di un profilo abbastanza particolare. Quindi ragazzi, questo è quanto. Sarà uscito un video abbastanza lungo, me ne rendo conto, però ragazzi, c'erano tante cose da dire e io spero veramente che questo video
vi sia piaciuto, perché comunque ci ho dedicato abbastanza, ecco, sono almeno 3 giorni che sto studiando per questo video e spero veramente che vi sia piaciuto e che sia stato utile a qualcuno. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate anche la campanella. Detto questo, ora prossimamente voglio fare un video sul mercato che farei, perché quello è un video classico che si fa ogni estate. Voglio fare anche un video per quanto riguarda le liste della Serie A, perché è un argomento strettamente collegato al mercato. La prossima settimana, ragazzi, vi dico già, inizierà la settimana degli europei, quindi inizieranno anche i video dedicati all'Italia e agli europei. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Buon sabato, buona domenica se non dovessimo vederci domani, e buon weekend in generale. We'll be right back.